corto diciamo questa parte sul finale, molto rilassata. C'era sempre la frase alla fine della caffettiera, la madre di Chicco, ora torna alla credenza Chicco. Quindi e adesso direi che ci avvicini. Mi sento in qualche modo adesso sono una serie di pezzi strumentali miei, quindi c'è cioè uno in particolare in realtà, uno solo in realtà, che altri non conosciamo come, però in qualche modo l'ho fatto scoprire io. A me piace molto la versione in cui questo compositore, che è Georg Zanfil, suona insieme ad André Rieu, e questo direttore d'orchestra, diciamo, se non erro, specializzato in violino. Quindi adesso suonerò questo pezzo bellissimo che accompagna anche in vari film. Non ero però, cioè se non ero, è andato di fatto, è uno dei pezzi principale, si potrebbe dire, la colonna sonora di Kill Bill volume 2 di Quentin Tarantino. Ovviamente i gusti musicali di Quentin Tarantino sono straordinari, principalmente perché seleziona sempre i pezzi di Ennio Morricone. Ennio Morricone ovviamente si sa che è. Quindi adesso andrò con questo pezzo, cambierò ovviamente lo strumento perché questo pezzo è ho fatto con suonato con questo strumento che seleziono adesso. Thank you.
veramente un pezzo fantastico, bellissimo. Adesso consiglio di vedere il video. La performance, adesso mi ricordo in quale live, ma di quale live si tratta, ma consiglio questa performance live, comunque una delle performance live che suonano insieme Andrei e questo Carlo Zemmefer. La gente veramente si commuove parecchio in quel video, e lo consiglio, che magari aggiungerò il link ricordandomi. Inserirò un altro pezzo. È un pezzo, diciamo, di un videogioco, cioè molti anni fa. È un pezzo comunque bellissimo, anche un pezzo molto significativo, anche questo l'ho fatto scoprire io. È un pezzo con la chitarra, ma non utilizzerò la chitarra perché viene bene anche con questo strumento, poi il mio strumento principale, che è il CP80. Scusate, ma è andato via il flash del telefono. Qui adesso credo si vedrà un po' più scuro, ma insomma è lo stesso. Questo era bellissimo, Icy Delight di Gustav Greffberg, bellissimo pezzo, consiglio, tratto appunto da questo videogioco ambientato in epoca medievale, che era Knights of the Templar, ambientato al tempo delle crociate.